Ciao a tutti da Roberto di Smartphonology. Oggi debuttiamo con un nuovo video, un nuovo format di video. Cercherò di pubblicare più o meno regolarmente dei nuovi contenuti sulla tecnologia, quindi non solo più recensioni, ma anche delle novità in ambito tecnologico, sempre tenendo come focus il mondo degli smartphone. Ieri c'è stato l'evento di Nokia in Italia in cui ha presentato i prodotti che sono stati svelati al mondo ad IFA di Berlino di poche settimane fa. Tra i prodotti presentati c'era il Nokia G60 che abbiamo già recensito, che la recensione è già disponibile sul sito e sul canale, e Nokia X30 5G, la cui recensione arriverà nei prossimi giorni in quanto il telefono è appena arrivato per la prova. La novità con cui vorrei debuttare questo nuovo format è Circular, ovvero un programma che Nokia ha già avviato nel Regno Unito e in Germania e che riguarda la sostenibilità. Nokia da diverso tempo è molto attenta al tema sostenibilità e ambiente. I due telefoni di punta che sono stati introdotti, ovvero G60 e X30, sono costruiti con materiali riciclati e riciclabili. Inoltre, dalla confezione, che è più ridotta rispetto ai modelli precedenti, sono state tolte plastica e soprattutto il caricabatterie. Ma oltre a ciò, ho pensato appunto al programma Circular, che offre un servizio in abbonamento agli utenti che permette di, dopo un periodo iniziale di 3 mesi, di sostituire il telefono in caso di recesso del contratto, che non ha nessun vincolo, quindi in qualsiasi momento si potrà terminare l'utilizzo del prodotto, oppure si potrà sostituire in caso di perdita, furto, danno accidentale, eccetera. Ci sarà anche un team preposto che aiuterà l'utente che sottoscriverà l'abbonamento in modo da poter comprendere come meglio funziona il programma. Un programma che si basa anche su un programma a premi che invece di punti troverà dei semi virtuali. Più si terrà un prodotto, più semi si avranno, i semi saranno impiegati per sempre un programma di sostenibilità, ovvero tot semi potranno aiutare a eliminare la plastica dall'ambiente, insieme alle partnership con altri enti preposti alla salvaguardia dell'ambiente. Si potranno piantare alberi, si potrà ridurre l'emissione di carbonio nell'atmosfera. Insomma, un programma al 100% rivolto alla sostenibilità. Nel Regno Unito è già stato avviato a un prezzo che cambia a seconda del dispositivo. È un costo addebitato mensilmente oltre al prezzo della sottoscrizione dell'abbonamento di 30 sterline una tantum, abbinato almeno nel Regno Unito. Al telefono c'è anche un piano telefonico con tot gigabyte, ma questo non è detto che se nel caso in cui il programma arrivasse in Italia sarà così anche nel nostro paese. In realtà non abbiamo ancora delle date o dei prezzi per quanto riguarda l'Italia, non è stato riferito niente, è solo stato introdotto il programma anche alla stampa per il nostro paese, ma non è ancora stato ufficializzato per l'Italia il programma Circular. Per la precisione, il costo dei dispositivi nel Regno Unito mensilmente sarà di 22 sterline per Nokia X30 5G, 20 sterline per XR20 e 12 sterline 50 per Nokia G60 5G. Invece per il tablet Nokia T10 il costo sarà di 10 sterline al mese. Come avviene nella sostanza, un utente può sottoscrivere l'abbonamento per utilizzare il telefono per quanto tempo vuole. Più lo utilizza, più potrà ottenere dei semi come punteggio, ma una volta che il telefono non sarà più utilizzato, sarà rispedito in azienda. L'azienda avrà totalmente a carico la possibilità di riciclare il dispositivo, o nel caso fosse a fine vita, oppure rigenerarlo e darlo in utilizzo ad un altro utente. In questo modo, chiaramente l'utente non avrà più il possesso effettivo del cellulare, ma in questo caso sarà l'azienda che avrà
l'onere e l'onore di dover riciclare il dispositivo correttamente anziché produrre quello che è un e-waste, ovvero un rifiuto elettronico. Nokia nel comunicato stampa ha riferito che più del 10% dei rifiuti elettronici in tutto il mondo sono di smartphone. Infatti è un periodo che le aziende, non solo Nokia, ma ad esempio Oppo, Fairphone, ma anche lo stesso Apple e altri produttori danno la possibilità di acquistare prodotti rigenerati perché sono più sostenibili, non vanno ad appesantire l'ambiente con ulteriori emissioni per la produzione, soprattutto si risparmiano un sacco di materiali preziosi che servono per la costruzione del dispositivo, che così non andrà in discarica e appunto permetterà un utilizzo più sostenibile del device. Per quanto riguarda il primo contenuto sugli approfondimenti delle novità in ambito tecnologico è tutto. Se volete che approfondisca altri argomenti potete commentare nel box dei commenti il prossimo argomento che vi piacerebbe affrontare insieme. Potete utilizzarlo anche per commentare il programma di Nokia, vedere se ci sono punti da chiarire o che non ho affrontato che vi piacerebbe che affrontassimo magari nel prossimo video o anche nei commenti. Io vi invito a, se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale e a mettere un mi piace e attivare la campanella. Vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento al prossimo video. Non perdete il prossimo video perché sarà un confronto tra Nokia G60 e Nokia X35G. Sono due prodotti completamente diversi, su fasce di prezzo diverse, non sono prodotti poi così diversi perché hanno lo stesso chipset, ovvero Snapdragon 695 5G, cambiano però altre specifiche dalla fotocamera alla RAM, allo storage. Insomma, non perdetevi il prossimo video perché sicuramente può interessarvi se siete interessati al mondo Nokia. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, alla prossima, da Roberto.